Kokuri-san, Kokuri-san, ti prego, puoi farmi parlare con lo spirito di Sayuri? Oddio ragazzi, sì! Ok ragazzi, per la prima volta ora potrò parlare con Sayuri. Sayuri, sto parlando con te. Ragazzi, sì, sto parlando con Sayuri. Non ci posso credere. Ok. Avrei tante cose da chiedere a Sayuri, a dire la verità. Sayuri, sei tu lo spirito che è dentro Jimmy? Questa è una domanda, ragazzi, che volevo fargli da una vita. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Sì, Sayuri ha detto di sì. Abbiamo avuto la conferma. Ragazzi, lo spirito di Sayuri è dentro Jimmy. Sayuri, mi manchi tantissimo. Faccio subito un'altra domanda. Sayuri, io volevo chiederti scusa per come ci siamo lasciati, io non sapevo nulla di tutto quello che tu avevi intorno. Quindi voglio farti questa domanda. Sayuri, tu sei arrabbiata con me? Oddio ragazzi, non ci credo. Oddio ragazzi, non ci credo. No, Sayuri non è arrabbiata con me. Questa è una delle cose più belle che poteva dirmi. Sayuri, se non sei arrabbiata con me, allora ti faccio un'altra domanda. Sayuri, c'è qualcuno che vuole farmi del male? Oh mio Dio, sì. Sì, più volte sì, ragazzi. Sayuri, sono più persone che vogliono farmi del male. Oh mio Dio, sì. Ragazzi, sono più persone che vogliono farmi del male. Sto sudando. Sayuri, conosci la figura incappucciata? Oh mio Dio. Ragazzi, Sayuri conosce la figura incappucciata. Che significa? Sayuri, tu vuoi che io recuperi Jimmy in qualche modo? Sì. Ma perché proprio Jimmy? Ok. Lo so che me ne pentirò di questa domanda, ragazzi, ma devo fargliela. Sayuri, tu mi daresti il permesso per fare di nuovo il rituale delle tre di notte? Sì. Sì, ragazzi, mi darebbe il permesso per fare di nuovo il rituale delle tre di notte, quello che ho fatto proprio l'altra volta. Sayuri, lo so che forse è chiedere troppo, ma mi proteggeresti durante questo viaggio in quella dimensione che io ancora ho capito dove mi trovavo? Sì, ragazzi, Sayuri mi proteggerà. Sayuri, grazie per avermi dato il permesso per il rituale delle tre di notte, ma puoi dirmi chi è la figura incappucciata? Perché, Sayuri, scusami, se mi vuoi aiutare? Non capisco questa cosa. No, ragazzi, a me questa cosa mi sembra strana, perché comunque sia Sayuri mi sta aiutando in questo momento. Perché mai non dovrebbe dirmi chi è la figura incappucciata? Adesso gli faccio una domanda. Sayuri, tu non me lo dici perché non puoi?
No. Cioè, non può dirmelo Sayuri che è uno spirito. Sayuri, ma tu non puoi dirmelo perché è una persona vicino a me? La figura incappucciata? Oh mio Dio. Che significa sì? Ragazzi, la figura incappucciata può essere una persona vicino a me. E chi? Oh mio Dio. Devo mantenere la calma. Non posso perdere il controllo adesso che sto parlando finalmente con Sayuri. Ok, ragazzi, io sono un po' sotto shock perché Sayuri, con cui finalmente sto parlando dopo mesi, mi ha appena detto che una persona molto vicino a me è la figura incappucciata. Adesso gli farò un'altra domanda. Che pensate tutti, d'altronde? Sayuri, ma queste persone che vogliono farmi del male fanno parte di una congrega o di una setta? Sì, ragazzi, ho a che fare con una setta. Ragazzi, è una setta che vuole farmi del male. Ma quello che non capisco è come fa Sayuri a sapere tutte queste cose. Ora glielo chiedo. Sayuri, mi sorge spontanea una domanda, ma tu facevi parte di questa congrega, di questa setta? Come sì? Ragazzi, Sayuri faceva parte della setta. Ma io l'ho conosciuta, cioè mi dava l'impressione di una ragazza tranquillissima, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Sayuri, io devo chiederti una cosa. Io ho trovato il tuo diario quando ho fatto il rituale delle tre di notte e l'ho portato nella mia dimensione. Ho letto solo qualcosa, non riuscivo a leggere le altre pagine perché mi sembrava in un qualche modo di violare il tuo spirito, la tua anima. Sayuri, tu mi dai il permesso di leggere il tuo diario? Oddio, sì. Grazie, Sayuri, non sai quanto mi potrebbe essere d'aiuto una cosa del genere. Grazie. Aspettate un attimo. Sayuri ha parlato di una setta. Io da piccolo ho visto una setta, ve ne ho anche parlato in un video. Quando ero piccolo, avevo all'incirca 12-13 anni. Mentre andavo a buttare la spazzatura, ho trovato una setta in un teatro abbandonato vicino a casa mia. E se fosse tutto collegato? Io ora glielo chiedo. Sayuri, la setta che mi sta perseguitando ora è la stessa di quell'occasione di quando ero piccolo? Sì, ragazzi, è la stessa setta di quando ero piccolo. Quindi il messaggio che loro mi lasciarono può essere collegato. Ma perché mi dovrebbero cercare? Sayuri, sono veramente felice finalmente di aver parlato con te. Sto molto meglio, ti dico la verità. Ma adesso devo farti una domanda un po' particolare. Posso finalmente chiudere questa tavola Kukuri-san? Mi dai il permesso? Sì, ragazzi, sì. Ciao, Sayuri. Ok, ragazzi, è andata su goodbye. La tavola Kukuri-san è chiusa. Oddio, finalmente. Perfetto, ragazzi. Sono le 2:50 di notte. Ho appena chiuso la tavola Kukuri-san e sto andando a riprendere Jimmy. Anche Sayuri ha detto che lo devo prendere, quindi andiamo a riprenderci Jimmy, ragazzi.